Vi leggo l'ode 37 del libro primo delle Odi, che trovate a pagina 141-142 del libro di testo, il quale è in strofe al Kalka. Questa cosa è abbastanza importante da ricordarsi perché la forma metrica è un richiamo a una poesia particolare di Alceo. Quella che per noi è il frammento 332, che diciamo viene riecheggiata nel primo verso della poesia. Come vi avevo detto anche in alcune altre audio, Orazio spesso fa primo verso, c'è una citazione diretta di Saffo, Alceo, di un altro poeta arcaico, e poi modifica. Parte da questo spunto, da questo mozzo iniziale, poi fa una poesia che è autonoma. In effetti, in Alceo, questo frammento suona in italiano: bisogna ubriacarsi ora e per forza, fino anche bere, perché Mirsilo è morto. Alceo dice questo perché Mirsilo era uno dei suoi acerrimi nemici, Mirsilo era il tiranno di Mitilene alla fine del VII secolo, e a un certo punto. Ora, non sappiamo bene se alla fine del VII o all'inizio del VI, un'epoca intorno al 600 a.C., Mirsilo muore, non si capisce per quale ragione, perché non lo sappiamo, e Alceo dice questa espressione molto famosa, non creme tusten, noi dobbiamo ubriacarci, anche a forza, prosbian, perché diciamo è morto il nostro nemico. L'espressione iniziale di Orazio in latino è nunc est bibendum, che è esattamente la traduzione dell'inizio del verso arcaico. Detto questo, però, lo svolgimento è differente. Di fatto, Orazio assimila il grande nemico di Alceo, uno dei due grandi nemici di Alceo, l'altro era Pittaco, cioè Mirsilo, a Cleopatra. E cosa dice in questa poesia? Ora si deve bere, ora con piede libero si deve danzare, e danzare con piede libero, cioè ballare senza più freni, e ornare il letto degli dei, qui fa riferimento chiaramente a dei riti sacri, era ormai tempo, con vivande degne dei sali o amici. Amici fa chiaramente riferimento molto probabilmente ai compagni di simposio o i fittizi compagni di simposio che Alceo si immagina avere come pubblico. Le vivande degne dei sali, i sali sono una specie di gruppo religioso, il Carmen Saliare, per esempio, una cosa che avevamo fatto all'inizio della letteratura latina l'anno scorso, quindi vivande degne di questo gruppo, di una festa di fatto. Considerate che il verbo salio vuol dire danzare, i sali vengono dal verbo salio che vuol dire danzare, quindi fa riferimento anche alla danza del secondo verso. Prima d'ora era sacrilegio bere il cecubo. Il cecubo era un vino molto pregiato, come dire il Bordeaux adesso, dalle cantine vite, cioè antiche, cioè era vietato prendere un vino molto invecchiato e quindi molto pregiato, fin tanto che una regina. Folli rovini al Campidoglio preparavi a sterminio all'impero. Fino al momento in cui una regina preparava folli rovine, sentite il termine folle che è molto forte, folli rovine a chi al Campidoglio, cioè a Roma, e preparava lo sterminio all'impero. In latino suona regina dementis ruinas, un'espressione che quasi quasi ricorderebbe Didone. Chiaramente impero qui potrebbe anche voler dire più semplicemente il potere di Roma, più che l'impero, perché sapete che qui non siamo ancora nel vero e proprio impero, l'impero è dopo Augusto. In compagnia di una mandria appestata di uomini repellenti, incapace di frenare ogni suo sogno e inebriata dalle dolcezze della fortuna. Lei era in compagnia, cioè era accompagnata da un gruppo di persone che lui considera repellenti, cioè orrende, che fanno allontanare perché erano gli eunuchi. E quindi la considera una cosa negativa, o esseri bestiali, incapace lei di frenare ogni suo desiderio di conquista e inebriata dalle dolcezze della fortuna, cioè inebriata dalla la fortuna che l'aveva fino a quel momento assistita. Cos'è che frenò? Ma frenò la sua follia, notate ancora, diciamo, questo elemento legato alla follia,
In latino suona come furorem, ricordate che furorem è un termine che abbiamo già incontrato con Ariosto, frenò il suo furore, la sua follia, una nave sola, a stento scampata al fuoco. Qui fa riferimento al fatto che nella battaglia di Azio, che è un anno precedente a questa poesia qua, che è del 30, Azio del 31, nella battaglia di Azio, Antonio e Cleopatra sarebbero sfuggiti da questa specie di piccola laguna che è nella costa, diciamo, tra la Grecia e la Jugoslavia, diciamo, è già in Grecia, ma siamo quasi al confine con la ex Jugoslavia. Cosa avrebbe fatto Augusto e Agrippa? Avrebbero dato fuoco all'esercito che sosteneva Antonio, che era praticamente formato in gran parte dalla flotta egiziana. E dall'incendio delle navi sarebbe scappata una sola nave, quella di Antonio e Cleopatra, che sarebbero fuggite nel Mediterraneo, quindi sarebbero scampati al fuoco. E cosa frenò la sua follia? Questa sola nave, cioè il fatto che lei era scappata, aveva perso tutta la flotta, questo significa, e la sua mente sconvolta dal vino mareotico, cioè la sua mente, e qui la dichiara come se fosse una ubriaca, una specie di menade, una specie di donna dedita al vino, quasi una baccante, anche qui ricorda un po' la Didone virgiliana. Poi sapete che le donne e il vino nel mondo antico venivano considerate una cosa molto vicina. Le donne amavano il vino, secondo i greci, e il vino puro, quindi qualcosa che dà follia, ricondusse alla realtà della paura Cesare, incalzandola a volo dall'Italia. Ma la sua mente sconvolta dal mareotico ricondusse alla realtà chi è il soggetto? Cesare. Cesare, o meglio, Ottaviano, che cosa fece alla realtà della paura? Perché la incalzò, cioè le venne dietro con le navi a volo, cioè standole vicino, dall'Italia con le sue navi, come fa lo sparviero con le tenere colombe, cioè come incalzandola come fa lo sparviero con le colombe. Notate tenere, che è un aggettivo abbastanza connotato a livello psicologico. E il veloce cacciatore con le lepri sui campi nevosi dell'Emonia, che è in Tessaglia, quindi sta spostando l'immagine, diciamo, dalla costa adriatica della Grecia verso la parte centrale della Grecia, per dare alle catene quel prodigio del destino, cioè per mettere in catene quel prodigio del destino. In latino fa monstrum, cioè di fatto Cleopatra è un mostro, qualcosa che mostra se stesso, ma lo mostra in modo negativo. Ma essa, cercando di morire più nobilmente, non ebbe paura da donna, e questa è una cosa impressionante, cioè le donne hanno generalmente paura nel topos letterario, ma lei si comportò quasi da uomo, non ebbe paura di morire, non ebbe paura, e non ebbe paura della spada, né con la veloce flotta cercò il riparo in spiagge nascoste. La cosa più normale sarebbe stata nascondersi, andare in un posto lontano, non tornare a casa sua. Anzi, osò rivedere la sua reggia abbattuta perché ormai era conquistata, con volto sereno e coraggiosa, maneggiare serpenti inaspriti per berne con tutto il corpo il fosco veleno. Qui fa riferimento al fatto che Cleopatra, secondo il racconto, si sarebbe suicidata facendosi uccidere da un serpente velenoso, e quindi sarebbe stato un atto di coraggio. Questa rappresentazione un po' del personaggio che in fine della vita ha questo moto d'orgoglio, sembra un pochino il 5 maggio in Mutatis Mutandis di Manzoni, che faremo l'anno prossimo. Più fiera lei, Cleopatra, dopo aver deciso di morire, cioè l'atto di morire le dà quasi coraggio, sdegnando, perché la ragione, lei perché non voleva essere presa come prigioniera, sdegnando così d'essere condotta come una donna comune, non come una regina. Lei è l'ultima dei Tolomei, ma soprattutto lei si sente erede della tradizione faraonica. Sapete che i Tolomei, quando arrivarono in Grecia, di fatto assunsero il ruolo che avevano i faraoni. Sulle navi liburniche, che sono dell'Illiria, cioè della costa del nord della
dell'Adriatico, dove erano famosi per essere pirati, per un superbo trionfo, lei, donna, non disposta a umiliazioni. Qual era il destino di Cleopatra? Sarebbe stata trasportata nel trionfo di Ottaviano lungo la Via Sacra a Roma, in catene probabilmente, come una donna normale, non come un faraone. E quindi lei, pur di non avere questa terribile umiliazione, immaginate cosa poteva succedere durante questi trionfi: venivano colpite, percosse, gli gettavano oggetti, l'avrebbero insultata. Lei, donna, decide di morire. E tutto sommato, la cosa straordinaria è che in fondo, nelle ultime due strofe, dà dignità a questo nemico. Dare dignità al nemico, però, è anche dare dignità a chi l'ha sconfitto. Cioè, dire che un nemico è un grande nemico, tutto sommato, è anche dire che chi l'ha sconfitto è un grande generale. Notate che c'è uno stacco abbastanza forte tra le ultime due strofe e quello che viene detto prima, cioè che lei è una folle. Perché è una folle? Perché è andata contro il destino del Mediterraneo, che secondo i romani e secondo Orazio, che tutto sommato appoggia questa cosa, è che il Mediterraneo deve essere, proprio per il fato, nelle mani di Roma.